tutti, benvenuti a una nuova puntata di Ti racconto un profumo, podcast YouTube, canale YouTube dedicato al mondo delle fragranze. Oggi siamo qui con Silvio Levi e chiacchieriamo un po' di profumi, di favole, che abbiamo bisogno un po' di favole in questo periodo. Allora, siamo nel nuovo punto vendita, qui in zona Brera. Via Madonnina. Questo siamo in un negozio che è appunto come il negozio padre che si trova in Corso Magento, ha assunto un nome che speriamo che spieghi cosa vogliamo fare: Fragrance in Fabula. Quindi ogni fragranza è in grado di raccontare una favola. Questo basta mettersi in ascolto, non bisogna essere degli esperti, bisogna semplicemente mettersi nell'attitudine di ascoltare e sentire cosa il profumiere o chi ha ispirato questa fragranza vuole raccontarvi. Un modo di comunicare come un altro: può essere una fotografia, può essere una musica, ma può essere un profumo. Purtroppo non siamo abituati a questo, allora vogliamo aiutarvi in qualche maniera. E allora periodicamente noi proponiamo dei percorsi, delle storie, quelle che noi chiamiamo le favole. Le favole. Diamo un titolo e su questo titolo proponiamo alcune fragranze che possono caratterizzare alcuni degli aspetti di queste favole, di questi temi. Quindi abbiamo già affrontato la neve una volta, Oggi siamo sulle storie d'amore. Ah certo, e adesso sono curiosa, poi dopo voglio sapere la favola sulle storie d'amore, la più grande favola che inventano le favole sulle principe azzurro e via dicendo, no? Vabbè sì, ci sono storie d'amore regali, ci sono storie d'amore occasionali, ci sono storie d'amore relative per esempio a una donna più matura rispetto a una ragazza più giovane. Ah, ok. Ci sono cose sensuali, insomma. Una favola rivisitata, diciamo, non la favola che uno immagina un po', ma un po'... Direi che la cosa più semplice da dire è che ognuna di queste fragranze nasce da una favola e quindi è l'espressione profumata di una favola, che poi è, se vogliamo, un accenno che potrebbe... Voi dovete solo trovare qual è la favola che è più vicina alla vostra realtà. Poi chiaramente si può sviluppare in altri modi. L'idea non è che è un po' come un libro, no? Io intanto dico che lo stesso libro che voi leggete a 14 anni, a 30 anni, a 60 anni cambia, pur essendo il testo uguale, dipende dalla vostra personalità, però qui racconta qualcosa. Qui è solo per aiutare la gente a entrare in una profumeria di nicchia, cosiddetta profumeria artistica, e mettersi in ascolto del profumo. E quando trovi la narrazione, diciamo, più vicina a te, quella che ti rappresenta di più, quella diventerà presumibilmente il tuo discreto ambasciatore poi nella vita. L'hai scelta tu. Noi vi aiutiamo solo a mettervi proprio nel mood di mettiti e ascolta, quindi ti do quegli accenni e poi vedi se diciamo, l'interpretazione olfattiva è coerente con le poche parole che vi raccontiamo e andate avanti. Quindi qui partiamo, per esempio, non so, può essere da un marchio del 1760. Sì. Da 1730. Facciamolo vedere. Questo è Bouquet de la Reine. Questo è una dedica a una love story regale, no? Per cui quando c'è una dedica alla regina d'Inghilterra, per l'amore che esisteva tra il re e la regina, è ovviamente basata... Certo. Bouquet de la Reine. Adesso... Il bello della diretta ci vengono dati. C'è una valletta dietro di noi che non vi facciamo vedere. Così parliamo anche e vi raccontiamo la favola, no? Certo. Allora, che favola c'è dietro questa? È la storia d'amore tra la regina d'Inghilterra e suo marito, quindi è un po'... Sono quelle fragranze che poi, per esempio, Floris in particolare, essendo uno dei pochi marchi con l'approvazione della Casa Reale come fornitore alla regina, sapete che ci sono degli emblemi, no, che possono essere rappresentati, è sempre molto vicina. Per esempio, se andate nel museo di Floris in James Street a Londra, ancora ci sono le ricette di tutti i reali che potete sfogliare. Bello. E la cosa più carina è che ci sono anche i conti, a volte vedete anche quelli che non sono stati pagati, per questo c'erano anche i conti spiantati, diciamo così. E quindi, e poi per esempio ogni giubileo della regina normalmente Floris è appointed, viene incaricato di fare qualcosa. Qui una bellissima storia di un amore che è continuato per tutta la vita. Poi oggi abbiamo anche una regina d'Inghilterra che è la più longeva del mondo, no? Per cui poverina, un po' con qualche problema di famiglia recentemente. Ma e quindi questo ovviamente si riferisce alla passione per le rose, no? Da parte della famiglia inglese, il bouquet della regina. È interessante notare che come questo marchio, questo profumo che ha una certa età, ha curiosamente un nome francese.
Sì. Cioè Bouquet de la Reine. Quanto è stato lanciato? Oh, questo mi fa una domanda imbarazzante, in questo momento devo ammettere di non ricordarmi. Però è vintage. È molto vintage, sì. Dopo chiediamo assistenza sulla data di lancio. Vabbè, no, l'importante è sapere appunto che... No, che... Non è di recentissimo lancio. No, questo avrà meno 15 anni, come meno. Ma la formula originale era ancora più vecchia. Da questo si può passare invece, come vi diceva, alla storia d'amore tra una donna più matura e un uomo più giovane. C'era una rappresentazione fotografica molto bella di questa giovane, in realtà era una giovane donna tedesca molto, diciamo, molto importante, se vogliamo, nel senso che aveva un ruolo di decision maker, e che abbraccia quest'uomo più giovane. Tutte e due indossano una camicia bianca candida. Sì. E il profumo è stato creato per un marchio tedesco che si chiama Humiesti & Graf. Questo, sì. Allora. Hops. Che, guarda caso, ha anche un tappo in ceramica bianca, no? Che ricorda questa specie di candore. E si chiama Gest. Ricorda. Ed è effettivamente molto, molto elegante, direi che è una delle fragranze forse tra le più eleganti che mi è capitato di incontrare nella mia carriera, ed è creata da un profumiere molto provocatorio in genere, che è Christophe Laudamiel. Sì. Bellissimo, bella l'immagine, bella la storia, ed è un modo per dedicarsi non all'ovvietà dell'amore, tutto bello, cioè è bello anche in questo caso, ma evidentemente c'è questi ruoli, no? È un po', io dico che i bei profumi spesso nascono dai contrasti, cioè del racconto del contrasto. Qui è un incontro generazionale che però porta passione. È molto interessante questo, è una bella fragranza, super, cioè che da camicia bianca effettivamente, di pulito, di fresco, ma è completamente diverso da tutto quello che ho sentito fino adesso. Ecco, quello che adesso sta facendo Vanessa, e quello che a me riempie il cuore di gioia, è che quando noi facciamo questi percorsi, quello che ci piacerebbe molto è sentire nello spiegare il profumo, non tecnicamente sugli ingredienti eccetera, ma proprio alcune parole che in realtà fanno parte del briefing di creazione della fragranza. Quindi questo, adesso io ho parlato ovviamente di camicie, sì, bianche, lei l'ha riconosciute, però se per caso, sentendo il profumo, vi induciamo a pensare a qualcosa che era molto vicino all'idea che voleva esprimere effettivamente il profumiere, va benissimo. Ed è esattamente quello che vi vogliamo fare, non è tanto per vendervi il profumo, quanto per capire cosa può raccontare. Poi se vogliamo c'è una storia, chiamiamo maledetta, il poeta Edward scrisse una poesia perché la sua amante in realtà decise improvvisamente di innamorarsi di Dalì. Ah, Gala. Gala. E per questo è stato creato un profumo da marchio Histoire de Parfum. Ok. Il nome di questo qui è Cécine Pas un flacon. No, questo Cécine Pas non è un flacone blu, viene è la Magritte, è la collezione. Okay. La fragranza è si 1. chiama 1.6, sì, no, fa parte della collezione, il sesto della collezione. Questo ovviamente c'è l'arancio, ma era anche il fatto che l'arancia, la frase esatta non me la ricordo. La terra è blu come un'arancia, sì, cioè che era tutto un gioco di parole, come dire, come possono essere interpretate in maniera diversa. È fantastica. C'è questa parte agrumata. È un'arancia insolita, mettiamola così. Sì, sì, mi ha trasportato, come si chiama, in primavera in Calabria, con quella bell'aria tiepida, e quando arriva, sai, la Pasqua, che senti anche l'odore della pastiera, che c'è questo sottofondo in cucina. Qui c'è l'anima napoletana di qualcuno che non so da dove viene. Vabbè. La fanno anche in Calabria, a me è un sì, sei calabrese, ma la pastiera, il colore ovviamente, è anche il contrasto tra l'arancione e il blu, cioè tutto questo gioco, ancora una volta sono i contrasti, no? Cioè come io vedo in un modo completamente diverso una cosa e la esprimo effettivamente. Poi esiste una cosa più, se vogliamo, proprio più passionale, che è per esempio l'Ange Profane, che questo è un amore
dove vengono usate insomma, delle essenze che richiamano un po' aspetti mistici, se vogliamo, ma che diventano passionali. Quindi anche in questo caso è il sacro e il profano che si mescolano insieme, quindi la sensualità e... Super, super fiori, super una donna molto, molto. carnale. Sì, questo è quello di Pierre Guillaume, Sì, l'ange esattamente. profano. Questo è molto più femminile. Questo, ripeto, questo va molto più su un aspetto sensuale, no? Sì, Quasi erotico, se vogliamo. vero. Mentre gli altri erano, va bene, un po' l'aspetto più romantico, questo qua della rosa, anche classico, questo Beh, qui. questo diciamo è più nella filosofia, diciamo, protestante, no? Cioè, quindi Sì. non sono. Non è troppo show off, come dicono loro, deve essere più morigerata, deve essere più contrata, sono più vicino alla natura. Qui Sì. c'è più osé, no? Nel senso che pur essendo molto elegante, ti voglio incominciare a instillare un senso di passionalità. Sì. Quello è passionalità, lì proprio sono da lì e l'altra, ma qui è un po', se vogliamo, anche il mondo spagnolo che si incontra con quello francese, Qua eccetera. invece è più Qui carnale, abbiamo questo è più detto. carnale, sacro e maledetto, non so come definirtelo se vogliamo. Poi c'è, non mi ricordo più il tuo nome, questo qui andiamo invece in una. Questo è molto. L'aveva sentito prima, Vanessa ha fatto una faccia particolare. Sì, Questo è qui molto ha animalico. un'intensità molto Allora, animalica. Unutaman di Utama, che è il nome, Inishan. sì, che è il nome di una canzone in realtà turca. E non ricordo il tuo nome, vuol dire. Sì, non ricordo il tuo nome. Ed è veramente una dichiarazione d'amore passionale per una donna. E qui però siamo molto, molto, molto più carnali. Quindi stiamo andando in una gradazione, se vogliamo, di passionalità, di carnalità. Il tema, come vedete, è sempre il rapporto tra un uomo e una donna, tra due persone che si vogliono bene. E poi ce n'è una cosa che so che piace tanto a Vanessa, perché lo dichiarava Sì, io sempre. adoro, io sono di parte. Questo qui comunque, raga, Only for the Brave, è bello Vabbè, ci vuole tosto. physique du role Sì, e sì. dovete tenere testa alla sensualità che comunicate con questo profumo, un profumo Sì, veramente notevole. sì. E poi arriviamo dulcis in fundo, se vogliamo, appunto quello che gioca a Vanessa piace, ma perché a me è piaciuto moltissimo, beh, a parte il personaggio, stiamo Sì, parlando lui di è Alberto fantastico. Morillas, che è un genio, ma soprattutto è bellissima la storia, perché la storia parla, si chiama Très Cher, questo Di profumo, mise-en-scène, di raga, vabbè. mise-en-cire. Mise-en-cire che è un gioco di parole per dire messo in cera, perché il marchio nasceva dal fare solo candele inizialmente, tant'è vero che nella collezione totale ce ne sono almeno un centinaio, bellissime candele, meravigliose, poi da meno anni ha prodotto anche una serie di fragranze, avendo a disposizione le materie prime meravigliose, ma in questo Scusate. caso la storia affascinante è lui è sul treno, entra nella carrozza ristorante, mentre se ne sta uscendo una signora che ha appena finito di pranzare a carrozza ristorante. E lui fa quello che noi diciamo, si fa un film di questa persona, perché l'ha colpito molto nell'eleganza, nella gestualità, si immagina tutto quello che si può immaginare, si siede a tavola e inizia a scrivergli una lettera, sperando di rincontrarla nella Sì. vita. Quindi è quel colpo di fulmine, se vogliamo, Sì. di una persona che però, come Alberto, è estremamente elegante, estremamente morigerato ed è una dedica, è come scrivo una poesia olfattiva a questa donna che è di cui vedo tutte le cose più belle che posso immaginarmi, che mi ha colpito tantissimo per la sua. Mi è bastato uno sguardo, perché rispetto a tutte le altre è stata molto di più. Ecco, questo è un più o meno. Ovviamente è bello se voi venite nei nostri negozi e ci sarà qualcuno che vi racconta nel dettaglio queste storie, vi racconta nel dettaglio gli ingredienti, ma è E poi li proprio. dovete provare, raga. Quando Sì. ne sentite uno che vi piace, subito provarlo, perché comunque sulla pelle è un'altra cosa che Assolutamente, sulla sì. Però moglietta. ripeto, quello che noi e tutti nel nostro team tenta di fare è proprio accogliervi, cioè siete voi che dovete decidere, non è che vogliamo imporre niente, ma se scoprite e cominciate a capire che non è che dovete solo prendere una muglietta a annusare oppure chiedere qual è l'ultima uscita, qui dovete scoprire qual è la storia che ancora non conoscete e noi tentiamo di raccontarvelo periodicamente su tutto quello che noi riusciamo. Oggi ci sono due negozi così a Milano, quindi uno è
questo qua dove siamo adesso, che in via Madonnina in zona Brera, ne abbiamo un altro in Corso Magenta, e noi queste cose tentiamo di promuoverle in generale anche a livello nazionale nella nostra azione, diciamo, distributiva di alcuni marchi. E devo dire che è molto piacere, le reazioni da parte del pubblico sono tante. Queste favole possono essere anche prenotate, cioè nel senso che voi potete andare sul sito Fragranze in Fabula, esiste una specie di agenda, potete prenotarvi e chiedere di partecipare e di avere un'assistenza specifica nell'avere la vostra favola in negozio, Ah, si eccetera. può richiedere una favola. Beh, potete avere l'assistenza di una persona che è dedicata a voi, diciamo che poi ci sono una serie di... Potremmo pescare tra le tante, diciamo che le favole sono talmente tante, cioè se consideriamo le centinaia e centinaia di fragranze che ci sono in negozio, ognuna di loro parte da una, in realtà parte da una favola tutte. Ci sono quelle assolutamente immaginifiche, ci sono quelle che vogliono ricordare un momento della vita, un luogo particolare, eccetera. Però, ripeto, quando parliamo di profumeria artistica, almeno io spero sempre che ogni singola fragranza venga creata proprio per dare un'emozione, non tanto per essere un bestseller o perché poi piace a tante persone. Io devo trovare, raccontare tante storie perché quando voi trovate la vostra storia e vi innamorate, probabilmente quella fragranza racconta un po' di voi e ve la portate appresso e la indossate. Però se non vi racconto le storie, se non vi rendo, non vi aiuto a entrare in empatia con la fragranza che scegliereste, è un delitto d'onore dal mio punto di vista. Cioè, se no è solo lo metto perché lo mette qualcun altro, lo devi mettere perché è una parte di te. Sì, su di questo io sono, lo dico sempre, che il profumo oltretutto è la parte che più, diciamo, svela la nostra personalità, perché soprattutto io penso a noi donne, possiamo mettere una scarpa con il tacco che è scomoda perché ci fa sentire un po' meglio, indossare una borsa perché ce l'hanno tutte, la compriamo e ci fa status symbol, però il profumo è molto personale, anzi è l'unico, diciamo, viene messo nella categoria degli accessori, ma non è un accessorio, però se lo vogliamo dire mettendolo nella categoria accessorio, è l'unico accessorio che se non ti piace ti dà la repulsione e Certo. faresti di tutto per togliertelo da dosso. No? Sì, Nessun'altra cosa ti se dà vuoi questo. posso aggiungere una cosa, a volte si usa il profumo per apparire qualcos'altro, però dovete stare molto molto attenti che poi in tutto il resto, cioè nella gestualità di come vestite, eccetera, sia coerente, perché la gente si aspetta qualcosa quel profumo e se per caso trova delle dissonanze... Ah sì. Fate la figura del cioccolataio, come si suol dire, quindi attenzione, non è che se metto il profumo di Meryl Streep divento bella come Meryl Streep, cioè, Sì. questo è quello che diciamo, la comunicazione pubblicitaria ti ha tentato di comunicare, no? Cioè che il testimonial e io divento come il testimonial. Sì, bisogna scegliere, secondo me, il profumo con calma, Sempre, sempre. sempre. Sentire come evolve bene, perché molte volte mi scrivono: ah, ho sentito quel profumo, sono entrata, l'ho preso e poi non mi piaceva più. Devi dare il tempo alla tua pelle di vedere. Ma questo assolutamente sì, perché esiste, anche se ogni tanto si esagera su questo aspetto, ma la cosiddetta chimica della pelle, Sì. cioè è vero che ognuno di voi può avere una pelle più grassa, trattiene più certe note che altre, può avere un pH diverso e quindi, per Sì. esempio, io ho certamente presente persone che conosco che riescono a distruggere dei profumi, per esempio, floreali Io o sono una di agrumati. queste, io distruggo tutte i floreali che non siano le rose o l'iris, mentre gli oud e i legnosi su di me vengono bene, quindi so già che determinate cose non le posso Per usare. cui ci deve essere anche, ogni tanto dico, è una battuta che faccio, è che il personale del negozio dovrebbe essere non una commessa ma un sensale di matrimonio. Voi dovete fare il matrimonio tra voi e il profumo, questo un po' di fidanzamento fatelo prima di sposarlo, quindi Sì. provatelo sulla pelle, vedete come va e se vi soddisfa. E soprattutto io intanto dico, se per caso quando l'avete preso, e la mattina dopo, sentendo il vostro golf, che è ancora quell'odore, sorridete, vuol dire che ci siete. Un'ultima cosa, allora io sono stata in tutti e due i punti vendita, questo qui che è in via Madonnina al 17 ha
tutta la varietà che c'è nell'altro? No, non ha la selezione completa anche per questioni di spazio, però vabbè, al limite, c'è una, la distanza non è tanta, è solo, diciamo che questo è un sottoinsieme, come si dice, a livello matematico dell'altro. Poi però abbiamo delle rotazioni, eccetera, però diciamo di là c'è un'offerta completa e qui c'è un'offerta, qui una selezione. Avete fatto una selezione della selezione. Facciamo una selezione della selezione, sicuramente sì. E poi vince sempre il cliente, nel senso che se poi vengono delle domande o cose possiamo creare degli assortimenti e cambiare un po'. Allora, io vi dico, in questo percorso favoloso con le favole, io sono impazzita per quella di Molly Glass, perché è troppo. Allora, lui me lo identifico anche, allora, potrebbe essere Vanessa uomo, perché è un po' dandy, no? A me piace vestirmi classico, sì. Non mi piacciono le cose che sì. strillano, ma mi piacciono le cose che sono un po' sottotono. Mi piace dirti che Murillo si è sposato. Ma non è il mio tipo, è il mio tipo per i profumi, ma non è lui, non è il mio tipo, però io mi identifico molto in lui, anche seguendolo su Instagram, quelle persone super raffinate, mai sopra le righe, esatto. Ed è, infatti io dico che è anche importante non solo parlare dei prodotti, ma a volte scoprire anche il brand, la persona che c'è certo. dietro, perché... Io devo dire che a me è capitato nella mia vita di creare un profumo per le persone come Alberto, cioè le persone come Alberto secondo me sono quelle che hanno, sono delle persone che potrebbero insegnarti qualunque cosa, ma un'umiltà sì. e sono ad una semplicità inaudita. L'ho visto incontrandolo e parlando eccetera, che tutti dovrebbero inchinarsi a quest'uomo che ha creato praticamente la stragrande maggioranza dei bestseller del Mastige, è d'una semplicità nello stesso tempo sempre elegante. Questo era un altro personaggio che mi è capitato di incontrare, come Guy Robet, Maurice Morin, che sono due altri due grandi della profumeria, ma è proprio l'idea dell'uomo che non ha bisogno, lo devi scoprire la sua ricchezza dietro la sua semplicità. E queste sono le persone più belle che ti può capitare incontrare nella vita, e a queste meritano assolutamente. E per questo siamo entrati subito in sintonia con Alberto. La prima volta che l'abbiamo vista alla presentazione da te, io l'ho visto come era vestito, ho detto già questo mi piace, sentiamo le fragranze. Io guardavo più i vestiti all'inizio, poi quando ho sentito le fragranze sono andati in cortocircuito. Per cui io vi dico, venitevi a fare un giro, sentite le favole e poi sentite anche, fatemi sentire tutti i Morillas, i Zenzir, e poi mi dite anche il vostro preferito. Non solo di voi, però anche degli altri. Sono curiosa di sapere se sono solo io fissata con questo brand, no? Non credo, comunque io ringrazio molto Vanessa, la sacerdotessa, di cui faremo la storia. Vanessa, la sacerdotessa dei profumi, e vi ringrazio tanto per averci ascoltato. Grazie. Grazie, e adesso alla prossima. Se avete commenti scriveteli qua sotto, profumi che magari, profumi favolosi, profumi che vi fanno venire esatto. in mente una favola, scriveteli sotto nei commenti. E sognate, sognate, sognate. E profumatevi, profumatevi, profumatevi. Ciao. Grazie.